Buongiorno amiche e amici di Vivi Casa Giove, siamo con la professoressa Nadia Verdile ai nostri microfoni. Professoressa, buongiorno, finalmente abbiamo l'onore di averla ai nostri microfoni. Una prima domanda che voglio farle: la figura di Maria Carolina, quanto è importante? La figura di Maria Carolina è stata importantissima per il Regno di Napoli ed è importantissima per la storia del Settecento. Misconosciuta, maltrattata, ingiuriata, offesa, ha avuto come grande avversario il suocero, prima di tutti, quel Carlo III di cui tutti noi osanniamo il piano di riforme e che ha visto in lei invece una nemica, perché ostacolava il suo progetto di continuare a governare nel Regno di Napoli pur stando in Spagna. Professoressa, un'altra domanda. Questi convegni sono importanti per far conoscere ancora di più il nostro patrimonio artistico? Tutto quello che serve a parlare è sicuramente importante. Maria Carolina è stata una figura centrale e nodale, che l'università se ne occupi. Unica università, devo dire, in tutta la penisola a ricordare il bicentenario della morte di questa regina straordinaria, nel bene e nel male, è sicuramente una cosa positiva. Quindi ogni momento di riflessione e di conoscenza sia il benvenuto. Professoressa, un'ultima domanda. I giovani quanto sono importanti in questi eventi? Allora, i giovani sono il punto di partenza per quello che sarà il nostro futuro. Se li coinvolgiamo, se gli facciamo capire che le nostre radici non sono una cosa di poca cosa, sono importantissime, beh, possiamo investire nel futuro. Quindi portarli qui, fargli conoscere da dove veniamo e quali possono essere le nostre prospettive, sicuramente è una cosa di grande valore. Un saluto alla professoressa Nadia Verdile. Allora, professoressa, un saluto ai lettori e alle lettrici di Vivi Casa Giove. So che siete una emittente, un sito in grande crescita fatto da giovani, quindi siete una promessa e una speranza. Andate avanti così, dateci dentro. Ringraziamo la professoressa Nadia Verdile per averci concesso l'intervista. Per Vivi Casa Giove è tutto. Amici e amiche di Vivi Casa Giove, buongiorno, siamo con il professore Luigi Mascilli Migliorini, docente di storia moderna della Federico II. Buongiorno professore. Professore, una prima domanda: l'importanza della figura di Maria Carolina? È l'importanza di una donna intelligente nel quadro di un'Europa in piena trasformazione tra antico regime, rivoluzione e poi l'impero napoleonico. Donna di grandissime capacità intellettuali e politiche, di cui spesso si è soprattutto voluto vedere la parte certamente più fastidiosa, diciamola, meno convincente, che è quella della sanguinosa repressione del 99 napoletano. Però non è solo questa l'unica Maria Carolina che si può raccontare. Da questo punto di vista, una giornata di studio come quella che si tiene oggi è particolarmente utile. Ecco professore, una giornata di studio, questi convegni, queste giornate di studio possono essere importanti per far conoscere ancora di più l'importanza del nostro patrimonio artistico? Ma sicuramente sì, perché aiutano a vedere la storia in una maniera meno ideologica, rompono gli steccati, disordinano un pochettino le nostre sicurezze. Di Maria Carolina, come dicevo prima, certamente non va dimenticato lo spirito profondamente reazionario che l'animò contro i movimenti di modernizzazione del regno napoletano. Tuttavia dobbiamo anche immaginare che la storia non si riduce a questo. E quindi da questo punto di vista è l'acquisizione di un pezzo del patrimonio che noi facciamo oggi, riportando Maria Carolina fuori delle ideologie, dentro la possibilità di stare in una storia comune. Professore, la professoressa Verdile diceva i giovani sono l'arma importante. Per lei i giovani sono importanti per esaltare ancora di più questi eventi? Ma più che importanti ne sono la condizione necessaria. Sa, soprattutto la storia non può essere un riepilogo per anziani, perché non avrebbe nessun valore, nessun significato, avrebbe anche un'aria un po' noiosa, già ce l'ho abbastanza, è un po' lacrimosa. La storia, la forza che può esprimere è quando diventa una visione del futuro, non una visione del passato. E da questo punto di vista, quindi, il pubblico necessario per la storia sono i giovani. Ringraziamo il professore Luigi Mascilli Migliorini per averci concesso l'intervista. Un saluto ai lettori e alle lettrici. Un saluto veramente di totale affetto
per un mondo, quello di terra di lavoro, in particolare per un posto come Casa Giove. Io ho antichi ricordi intorno a Caserta, Tuoro, Casa Giove, insomma è un ricordo che non è solamente di un professore, ma anche di questi posti, li conosce e li ama moltissimo. Ringraziamo il professore Luigi Mascilli Migliorini per averci concesso l'intervista. Per Vivi Casa Giove è tutto.